Quarta idea divertente per un matrimonio super scoppiettante, questa è la più bella di tutte e l'apprezzeranno soprattutto anche i fotografi e il catering. Sono Roberta Patanè e organizzo esclusivamente matrimoni con l'accento. Ogni venerdì pubblico un video per dare tanti consigli sull'organizzazione del matrimonio, quindi se vi state per sposare iscrivetevi subito al canale YouTube e iniziate a seguirmi. Se siete delle spose andate sul sito matrimonicollaccento.it e cliccate sul pulsante Unisciti a noi, così entrerete a far parte del magico mondo delle spose con l'accento con tante sorprese dedicate a voi. Che matrimonio è se non c'è una challenge, cioè una sfida? Bisogna fare sfide, tanto se siete su TikTok, se siete su Instagram saprete che le sfide vanno alla grande, ma c'è questa sfida in particolare legata al giorno del matrimonio che secondo me è fortissima. Perché? Perché serve per fare le foto di gruppo in pochissimo tempo e questa è una cosa meravigliosa perché le foto di gruppo di solito, soprattutto se non sono ben organizzate, portano via anche un'ora di tempo alla festa e togliere un'ora di tempo alla festa è tanto, e allora che sfida sia! Ce ne sono in realtà due modalità, una un pochino più complicata, che però se avete degli invitati un po' smart vale la pena organizzare, andranno avvisati prima. Ma vediamo come funziona. La versione complessa implica che gli invitati vengano avvisati prima, cioè bisogna dirgli: guarda, ad ogni invitato tu fai parte del gruppo 1, del gruppo 2, del gruppo 3, li mettete in contatto in modo che sappiano chi sono, ma in genere si conoscono perché c'è il gruppo degli amici, il gruppo dei parenti, dei cugini, degli amici di lei, di lui, quindi è facile creare i gruppi, si creano a tavolino prima del matrimonio e si informano gli invitati e gli si dice: arriverà un momento fotografico, immaginatevi un quadro, una scenetta o anche niente, un'espressione spontanea, ma quando arriva il momento di fare le foto dovete essere pronti. Perché? Perché parte la musica, gli sposi sono piazzati, i fotografi e i videomaker sono piazzati e vengono chiamati gruppo 1, arriva il gruppo 1, foto e se ne va. Gruppo 2, arriva il gruppo 2, foto e se ne va. Poi il gruppo può fare facce sceme, può mettersi degli accessori, sapendolo prima può decidere di fare quello che vuole. L'importante è che siano pronti al momento giusto e la cosa deve essere fatta tutta entro 5 minuti. Le foto di gruppo devono durare al massimo 5 minuti. La seconda versione è decisamente più semplice perché non c'è bisogno di avvisare prima, vengono fatte le foto ai tavoli, che magari sono meno belle, però è divertente lo stesso e il pregio di questo gioco è che avrete comunque le foto di tutti gli invitati. E come funziona? Si chiede a un certo punto agli invitati di alzarsi, di mettersi tutti dallo stesso lato del loro tavolo, quindi se ci sono dei tavoli tondi tutti dallo stesso lato, ognuno al proprio tavolo. E sono gli sposi invece a correre in questo caso, a differenza di prima. E queste foto di gruppo, per vincere la sfida, devono essere fatte entro la durata di un brano musicale. Quindi gli sposi partono da un tavolo, si mettono in posa, foto, scattano all'altro tavolo, posa, foto, scattano all'altro tavolo, posa, foto. Gli invitati devono solo star fermi, aspettarli e sorridere. E così, nella durata di una canzone, se sarete bravi a vincere la sfida, si faranno le foto di gruppo. Vi assicuro che fotografi e videomaker vi faranno un applauso gigante, perché non piace a nessun fotografo, anche se vi dice il contrario, non è vero, non piace a nessuno fare le foto di gruppo. E il catering soprattutto non perderà un'ora di tempo sul servizio. Quindi pensateci, perché è un'idea carinissima e divertentissima che io sicuramente proporrò alle mie coppie. Con questo video finiscono le idee divertenti per un matrimonio scoppiettante e da venerdì prossimo riprenderemo con la normale modalità di matrimoni con l'accento con i miei consigli. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!